e conoscenza e consapevolezza, poteva essere la medesima donna, poi uccisa barbaramente dal suo Piceno, Carmela Menandrea, e lo schema tornava, bella donna, magnetica, bella anche solo dalle foto, marito militare, lì faceva l'addestramento formale delle regole del donna. A me risultava una tematica di tipo settario, satanico, esoterico nell'ambito militare coperto dal magistrato in un certo settore, come dire, l'idea che ci potesse essere un nesso sorse. Nel frattempo ne è successo talmente tanto che io volevo ritornare alla storia, alla politica, chiudendo questo racconto nel quale sono un po' stanco e dicendo sostanzialmente la seguente cosa. Nel frattempo a Teramo io ho fatto una discovery completa, stavolta non parlavo solo di quello che avevo ricostruito io, portavo libri, documenti, analisi e racconto e la descrizione di quello che mi era successo, perché ne ho passate parecchie e parliamo di tecniche anche, e grazie sempre agli esperti del settore, lì improvvisamente ho scoperto che esistono i protocolli non solo del potere ma della gestione della repressione dei soggetti che scoprono alcune cose. Finalmente mi guardava il sistema conoscitivo, perché dico, ma questi psichiatri, sia pure arruolati, sia pure che devono garantire queste tecniche, usare quei farmaci magari studiati in quel progetto e poi studiati nel progetto Monaco successivo, com'è che funzionano così bene? E sono riusciti questo qui a tre, non me l'aspettavo, sei chiaro, non potevo pensare che nessuno pensasse che fosse un soggetto non più che adeguato sul piano dell'equilibrio intellettuale, ma com'è che funziona così? E lì avevo scoperto il protocollo. Voi pensate, questa, cercate di stare un attimo attenti, se io costruisco un progetto folle, malato e psicotico, in cui l'aspetto esoterico del controllo mentale e del governo dei soggetti da sperimentare, allargare, è fatto in queste forme, guardate bene, gente che non si conosce, si saluta e poi si raduna nelle case, di fronte al logico ruolo degli psichiatri e al pericolo di fuoriuscire dalle notizie, il protocollo prevede: folle è chi denuncia quello che ha conosciuto. L'hanno usato anche per tentare di tamponare la vicenda di Vignano Flaminio, in questo ce l'avevano orecchi, ma poi ho scoperto centinaia di casi di fuoriusciti o persone distrutte perché avevano conosciuto o tentato di dichiarare l'inconoscibile, o peggio, l'avevano proprio formalmente denunciato. Questa cosa si chiama, io la chiamo affettuosamente, pista psichiatrica, e si legge su questo schema che tornerà utile per l'analisi politica. Se io denuncio una realtà occulta e folle, mi si proietta immediatamente la patologia di questa realtà nelle mie parole, scatta il meccanismo della carcerazione psichiatrica e nella forma della psicosi o di altro meccanismo pseudodiagnostico. Se tento da difendermi da quel meccanismo narrando la verità di quello che ho accertato e fornendo qualche elemento di prova, e nessuno può farlo, Paolo Ferraro l'ha fatto e ce l'aveva, divento deliroide, cioè reitero il racconto della storia, un cul-de-sac. Addirittura il meccanismo di autosalvaguardia delle fuoriuscite di notizie costruito nella stessa struttura di cui parliamo. Una cosa genialmente inaccettabile, diabolica. In realtà non di diavoli parliamo. Parliamo di dinamiche di potere, della loro gestione diffusa. Dicono milioni e non ci credo, ma alcune centinaia di migliaia di soggetti americani trattati mentalmente e distrutti della loro identità umana, perché programmati addirittura. Parliamo di Katie O'Brien, che l'unica donna non uccisa, che a 30 anni veniva uccisa negli Stati Uniti, quindi noi sono un po' più pietosi. Testimoniò con un percorso difficilissimo la sua vicenda di donna mona, e sapete ormai che si parla. Parliamo anche dell'Italia, perché in Italia una filiale, e questo me l'ha raccontato non a me, ma pubblicamente in una bacheca, un personaggio che non, io, la cui credibilità non vale, ma riferisco, Leo Lion Zagami, che si vanta di essere stato e essere massone 33° grado,
Riccardo, e o si vanta di essere imparentato con la regina d'Inghilterra, era certamente allevato alla pappa reale perché figlio del famoso Zagami, psichiatra politico esperto di esoterismo, il quale in questa bacheca Leopoldo Zagami ha detto semplicemente: a Napoli c'è l'unica filiale italiana del Tempio di Set, gruppo satanico costruito da Michel Aquino o Michael Aquino, uomo militare esperto in monache in tutte queste tecniche, che ha costruito questa cosa e ha impiantato la filiale a Napoli. Poi gli ha detto pure: vabbè, parolisi sta quella filiale, io non so se sia vero, ma certo, ma guarda caso, la filiale del Tempio di Sette viene messa nella città in cui c'è il comando di addestramento volontari. Qui nasce una cosa dell'esperienza mia che portava a Napoli, a Genova, a Milano, e poi esce fuori sto bubone strano nell'Ascolo di Piceno che a me mi tornava. E poi c'è l'Attilio. L'Attilio, rispetto al Curum, io ho la piena e completa certezza. E anche al tono di voce, burbero, forte, da uomo maturo, più anziano di me. Perché questo Attilio è il titolare, l'intestatario di un'utenza telefonica a Battipaglia, e la telefonata partì da quella casa l'8 novembre del 2008. Questo Attilio è stato confermato in una telefonata registrata questa volta. Non immaginate la fatica per gestire tutta questa attività di investigazione privata. La donna di questa storia, che si Attilio si chiama questo qui, passo Attilio, mentre all'inizio della telefonata si sentiva in sottofondo un uomo violento che pretendeva la restituzione delle chiavi di casa, perché quella casa era accesso esterno della setta, e la povera donna di cui parliamo nell'80% dei casi era in posizione di completa passività, non interagiva con questi soggetti e si avvedeva di queste presenze fantomatiche progressivamente. Un film dell'orrore. Certo, ormai, quello che ho fatto io è distribuito fra 50 persone, adesso con dei fornici migliorano addirittura l'altro, abbiamo addirittura scoperto meglio le tecniche di regressione ipnotica per cui la portavano a 20 anni, ora cocca, in un ruolo che voi immaginate. E questa attività era pure le telefonate a Battipaglia confermata una mail. Scritto, sì, è vero, c'è stata di quelle telefonate a Battipaglia, vi confesserò, ma non era. La terza è la mia, perché tornato dopo la prima registrazione, quella del riavvio di tutta sta vicenda, perché quasi al buio questa cosa, con un mesetto di ritardo, fui io a casa che fece quel nuovo telefono, rispondendo a una donna anziana alle 8, alle 20, perché ho visto quel numero del tutto anomalo fatto prima. Comunque, se Attilio il Battipaglia è, se è quello con quella voce arrogante e dura, un Attilio è stato denunciato da Corsera.it subito intorno alle vicende di Milano e Rea. Io lì, quando ho visto quel nome e cognome, sono trasecolato, ma allora era lui, per la miseria. Parliamo del cuore dell'addestramento militare dell'esercito, e quindi voi capite che io sto rischiando un pochino, perché questa storia non si ferma qui. E adesso vi allargo lo spettro e torniamo alla politica generale. Questa storia passa per un Attilio che sarebbe uguale Smon, ordine militare dei cavalieri di Malta, gruppo d'élite dell'esercito stazionante in Cecchignolo. E sapete che nella storia, al livello di pettegolezzi complottisti, ma in realtà sono atti giudiziari precisi, si parla di ordine militare dei cavalieri di Malta, re del Belgio, e di tutto, difeso da avvocati nominati, YouTube, voi sapete chi era in Belgio, no? Sapete il grande caso del Belgio in cui uscivano politici, persone di altissimo livello, in qualche modo chiamate in causa rispetto a una vicenda, il cardinale ovviamente, rispetto a una vicenda da niente come l'uccisione, lo smembramento e la distruzione di vite di bambini coinvolti in attività pedofile. E bingo, anche qui questo aspetto, oltre a essere carino, perché come dire, scusate l'ironia, portava a livello europeo. Era carino perché finalmente mi si accendeva una lampadina. Voi dovete sapere che io sono anche l'organizzatore dell'ufficio della Procura di Roma.
che avevo fornito tutte le mie conoscenze informatiche, gestionali, un dialogo con un magistrato. E quando si unificarono, ad esempio, ma già prima ho fatto la stessa cosa, come avrete capito, io costruì lo schema organizzativo insieme ad altri, dialogando, nel rispetto dei ruoli, ma insomma era un tecnocrata dell'organizzazione, anche oltre alle altre cose. Ma era rimasto un buco nel modello organizzativo, il gruppo sulla pedopornografia e sulla pedofilia, il quale richiedeva l'incrocio fra competenze informatiche, competenze in materia di reato famiglie e minori, è un modulo. Sopperì al buco creando un progetto, guardate bene, uno schema organizzativo, dei protocolli, degli strumenti e un programma di gestione, trattandolo con gli altri vari settori, io mi sono esperto di sicurezza di fortuna del lavoro, di informatici, di altre cose, ma lo facevo per conto in buco. Sapete che sensazione ebbi quando io tirai fuori questo modello organizzativo che elevava la professionalità dell'intervento della Procura di Roma? Io la chiamerò affettuosamente boicottaggio. Un lungo dialogo fatto coinvolgendo tutti i gruppi con una definitiva sanzione della non inutilità di questa cosa fatta da un personaggio, Pietro Saviotti, aggiunto di Roma, già gestore del processo Gladio, che non ho capito perché non vedeva proprio quella sola utilità organizzativa. Questo pezzetto e questo frammento non veniva realizzato dalla Procura di Roma quando c'era un magistrato di ampia storia, Vecchione, procuratore capo della Repubblica, di grossa esperienza, figlio di grandi militari, molto storicamente collegato bene con i vertici militari. È lo stesso che avrà battibecco simpatico con il magistrato della Procura che vuole andare fino in fondo sulla vicenda di Ilaria Alpi, toglierà il fascicolo e lui sarà costretto, sputtanato, deriso e schiacciato, andarsi via dalla Procura. E poi c'è un altro episodio che sto studiando e di cui spesso pubblicamente parlerò. Insomma, ordine di arrivata, bello, tutto il resto. C'è pure un pezzo che riguarda purtroppo la mia figlia di 20 anni che non vi dico, sennò vi mettete a piangere. Ma grosso modo fa parte del contesto generale e chi lo sa, sa bene quanto siete legati a questa storia. Ma non voglio parlare di me. Voglio dirvi che costruendo semplicemente col metodo della consecuzione logica, immettendo, come si dice in gergo, le falsificazioni popperiane, cioè le verifiche, falsificando le analisi, tutto tornava e tutto tornava. Scoprirà addirittura che c'era il diritto di prendere in casa. Cioè, mio cognato era niente po' di meno che. E io l'avevo preso per un professore alto lungo, un po' sbilenco, che non gli piaceva il sole, che c'era una rivista che trovava abbastanza ridascarica e nient'altro, era Lucio Caracciolo, cioè l'Imes, la famiglia Caracciolo, Repubblica. E poi la storia della famiglia Caracciolo, che io non conoscevo, e adesso, come dire, stimolato da persone che attendevano solo di uscire dall'ombra esistenziale in quest'Aula per colpa mia, perché io ero un magistrato serio, non tanto attento agli approfondimenti teorici, una famiglia storica fortemente legata agli apparati americani e il consulente geopolitico del Bilderberg, e ce l'avevo accanto. E poi c'erano motivi di rivalsa familiare, in buona sostanza chi trovava di fronte. È ragionevole presumere che sia stato accerchiato tra le 5 parti, ma è ragionevole presumere che la posta in gioco di questa vicenda era ben altra. E infatti, non uso una tecnica apparentemente discontinua, la pedofilia non c'è un'altra luce, ma se questa cosa la fanno loro, con questo livello di copertura loro, se dietro c'è il progetto Monarch praticato, se la sostanza che utilizzano lì è ragionevolmente ketamina, questo non è, e se ci stanno i bambini, se si fa pedofilia, e se la sera in cui con questo avvocato che ho parlato prima io vidi in una macchina fino a mezzanotte e mezza un bambino non nato davanti a questa palazzina che faceva con chi guidava, che faceva le luci per segnalare il nostro arrivo lì dentro, se tutto questo è vero, adesso capisco perché l'allarme pedofilia, ha detto anche fumo di Satana in modo implicito e codificato da parte di Paolo VI a suo tempo, era
un allarme politico-sociale su ciò che accadeva a livello di infiltrazione della Chiesa. E adesso capisco perché i dati sulla pedofilia e la pedopornografia crescevano impetuosamente. Io non me lo spiegavo. Ma possibile che tutta questa gente che vede film porno, hard, materiali, in cui si fa sesso fra uomini e donne, all'improvviso diventa violentatrice di bambini? Un qualche salto logico ci sarà, anche se c'è una educazione, una cultura del sesso che non porta lontano, certo, anzi porta indietro per certi versi, se fatto in quelle forme. E se il problema generale diventava un problema collettivo, e se su internet cliccando dicevano le sette sataniche sono cresciute 10 volte a Roma negli ultimi 10 anni, sì, perché io ero folle quando parlavo di sette sataniche, ma poi c'erano i dati in cui crescevano 10 volte a Roma. C'era una spiegazione, quella che io chiamerò una spiegazione ontologica, dinamica, storica. Qualcuno aveva pensato, e Francesco Bruno con il suo schema da ora l'aveva confermato, che tra le tecniche o gli strumenti da utilizzare vi fosse il dominio diffuso socialmente, sia pure ovviamente non globale, che passava per questa cosettina niente di gruppi in cui c'erano bambini, magari figli, come in caso di specie, salvo un bambino probabilmente origine zingaresca, che venivano educati alle, virgolette, tecniche o in modalità sessuali e psicologiche dei gruppi. E poi, per la miseria, dentro il cuore della Cecchignola, era una nave scuola quella palazzina, ce n'era un'altra di donna con le caratteristiche al primo piano e un'altra ancora alla porta accanto, tre. Quello significa proselitismo, controllo diffuso, meccanismi già, e tutto questo fatto per il gusto individuale e un fondamento di gente che è cascata nelle trappole dell'esoterismo? No, manco per niente. Perché il passaggio dall'esoterismo dal marxismo di apparato comunista all'esoterismo, una bestemmia per uomo come me, che era del manifesto, allievo di Rossana Rossanda, ha levato la pappa reale amministrativa sulle categorie generali sull'analisi globale, ma molto critico rispetto ai limiti ovviamente del marxismo e molto meno alla metodologia marxiana, bene, si trovava di fronte a Filmetto lì che raccontava piattamente che verso la fine degli anni 70 e comunque all'inizio degli anni 80 c'è il grande passaggio all'esoterismo di un filone materialista marxista. La cosa che non avrei manco sognato che potesse essere detta, insomma, stavo là. Ce l'avevo accanto, la stanza del comunista ex Democrazia Proletaria, di uomo di apparato, avvocato di Soccorso Rosso, che aveva fatto tutto, l'aveva fatto a me, che talmente tanto non posso raccontare, e in più c'avevi gli stare in incontri. E sì, è successa questa cosa, signore, e io ve lo do per certa, c'è stato un passaggio interno, favorito da una certa storia degli apparati comunisti minoritari, e fondato sul materialismo piatto, a questo mondo esoterico, è un progetto atlantista, guardate caso, di un pezzo limitato ed occulto dell'apparato di cordata comunista. E se fate mente locale, e torno indietro, all'82 se non erro, ci fu un accerchiamento, ma forse era più tardi, 83, 92, chiedo scusa, 92, ci fu un certo accerchiamento di un certo segretario dell'apparato comunista, un tale Pillocchetto, un bravo uomo, intelligente, in cui articoli una volta ho letto con molto piacere da giovane, che avvenne in un modo particolare, azzerato istantaneamente, dopo essere stato circondato da burocrati di apparato e fatto passare anche perché come un po' folle e un po' debole psichicamente. Sapete che cos'era quella? La pista psichiatrica applicata nell'ambito del gruppo. Non era la tecnica politica di una cordata, così come oggi sappiamo molte altre cose, che sono quelle che in parte sono state illustrate prima, e che cioè lo sviluppo di quella tecnica nel mondo di apparato, di cui parlo, è sempre minoritario e correlato, è divenuta, visto che la destra già lo era in parte deviata da questo punto di vista, ma non la destra cristiana sociale, ed è divenuta una tecnica, un modo di fare questo. I nemici si aggiravano, sembrava magari la concorrenza, ma in realtà era lo strumento di accertamento e distinzione. La selezione avveniva per esseri o utili di ordini, figure alla rovescio, sistematicamente, e ci si avvicina ai temi economici,
tutto questo post-atlantista, elaborato dalla CIA, fatto da coloro che si vantavano di aver condotto verso l'obiettivo atlantista l'apparato comunista, era la prova che c'era un tessuto comune, esperienze scientifiche o militari comuni, e altresì, sul piano storico-politico, niente, ma poco meno che anche una rilettura dell'Europa. E qui io do lo finale schema dell'ironia di questa vicenda e l'inizio. Fino al 1989 l'Europa, sia pure dei mercati comuni, era il tentativo di creare, anche perché la parte del progetto era questa, un sistema normativo avanzato. Io ero un esperto di sicurezza del lavoro, su quei mille testi di legge tra norme CE, norme CE, sicurezza del lavoro, normative speciali, mi sono abbastanza arzigogolato fino al 1994. Era anche l'Europa della contrapposizione e della creazione di un'autonomia europea in parte, ma soprattutto c'è una cosettina che poi diventerà necessaria nel 1989, dopo una famosa riunione del Bilderberg, nella quale il tema era riomogenizzare l'Europa degli Stati Uniti. Io adesso non vi cito tutti i libri perché non è caso, se non c'è più, ne ha citati molto, ma questo Estuli, questo giornalista che vive in Spagna, che ha avuto la fortuna di fare per 15 anni un giornalismo investigativo unico nella storia del mondo, riuscendo a ricostruire la vicenda di queste gruppo, ha avuto un grosso merito storico, perché sennò io non avrei capito quello che succedeva a Cecchignolo. Anche lui lo dice. Perché capire che c'era un progetto mondialista partendo da una donna bella e carina che vuol bene non è da tutto, è un caso più unico che raro, e anzi buffo, perché a questo punto, dopo aver capito queste cose e aver capito che anche l'Europa era programmata per essere un meccanismo che si collegava al mondialismo, al progetto mondiale, aver riletto tutti i meccanismi finanziari e aver poi letto addirittura che nel 2001 il Bilderberg si ragionava in termini di default immediato o default controllato, crisi verticale o crisi strisciante economica, significa, dite a voi ragazzi, che l'etichetta comunista, questa orrida etichetta culturale, ve l'hanno appiccicata soprattutto per paura che qualcuno ve lo disse, e dicevate cose molto vere con un metodo molto sbagliato. E oggi, o poco sbagliato, diciamo così, non molto, quanto basta per poterlo ritorcere contro, e oggi che sono un fratello insieme a voi, ma anche insieme a molti altri, certo non posso utilizzare le categorie destra, le categorie sinistra, anzi lo aborrite, non posso più utilizzare le categorie, se non quelle culturali, scientifiche più solide che vengono dal passato. Mi trovo di fronte alla certezza che il balletto fra due governi, il balletto fra due ruoli in uno stesso progetto non condiviso completamente, in cui uno la pensava leggermente diversamente rispetto agli altri. Certo, la legalità sulle donnine o gli incontri, bunga bunga che fossero, di Berlusconi mi attanaglia poco. So che Berlusconi ha realizzato in Italia il piano Gelli in quattro dei pezzi fondamentali, perché se non ci fosse stato lui, le sue televisioni private, il controllo della stampa gestito dal gruppo Caracciolo e da altri a sinistra, ma contemporaneamente il controllo delle televisioni, lo svuotamento della cultura, la disinformazione, la distruzione della scuola come meccanismo di crescita intellettuale, la rottura completa del principio che la scuola deve essere tendenzialmente di massa, perché se la gente non ha cultura oggi è schiava necessariamente, lo dobbiamo a un bel ti passo la palla, costruito ugualmente in questi ultimi 15 anni da questa cosina comune nella quale si differenziavano tutti, per la quale è stato ammazzato un Borsellino, e che si chiamerebbe massoneria. Nere deviate, vincenti d'apparato legato alle grandi famiglie economiche che gestiscono insieme alle sorti economico-sociali del mondo e la moneta, sperimentazione da niente come la tecnica Mona, gli OGM, cioè la distruzione della principio più sano del mondo, mi produco ciò che mangio,
perché le gemme sono al di là di tutto, ti sottrai con le semi per produrre ciò che mangi, e altre lo sentite come la scacchiera. Perché adesso Paolo Ferrando, che se avesse letto molte delle cose che voi avete letto prima sarebbe rimasto interdetto, vi dice serenamente che se questo hanno fatto negli ultimi 50 anni, una sola interpretazione è possibile di quello che è successo in Afghanistan, in Iraq, in Libia, sta per succedere, grazie ai consiglieri geopolitici del neomondialismo in Siria e verso Milano. Eh sì, perché mentre facevamo tutto questo, la grande marcia per l'accerchiamento del mondo euroasiatico, la distruzione di regimi sociali, sia pure a base nazionale, era una lucida, progressiva gestione del progetto mondialista. Ecco perché i nostri TG1, mentre si parla di crollo verticale dell'economia, di impoverimento di massa, di questa cosa nuova che si chiama la realizzazione della ricchezza, perché l'hanno fedata finanziariamente fino quasi ad autodistruggersi, quindi arrivare nelle altre cose, c'hanno sta montagna di denaro virtuale, e adesso devono realizzarlo così, perché adesso, sia pure se controlleranno il circuito virtuale della moneta potenziando e eliminando al massimo i soldi moneta, che sono il cui possesso è tolto la gente, e quindi come diluiranno il default, comunque nel 2012 lo hanno progettato, nel 2001-2002 e rivisto nel 2009 da ultimo, lo dovranno realizzare. Il sistema non regge più, il sistema non regge più per implosione economico-finanziaria, per implosione strutturale, perché una cosa è la Cina, una cosa è la Russia, una cosa è la vecchia Europa zoppicante che ha saturato tutto il possibile sul piano dei mercati, e l'America. E poi tutto questo po' di tecnologia militare accumulata va usata. E se cerchiamo un modo per governare la gente mentalmente, rendendola robot polivalente, se cerchiamo un modo per probabilmente influire sul clima, se cerchiamo tutte queste cosettine, noi che vogliamo il governo del mondo, noi che siamo illuminati, fulminati, che abbiamo perso qualsiasi dimensione umana in un progetto folle e distruttivo, noi che ci siamo riuniti fin dal 1954, in quel bel albergo di quella cittadina londese, progettando le sorti dell'umanità, siamo arrivati al dunque, e il dunque è fra 3-4 mesi, mi ci gioco la mia dignità di intellettuale. Beh, quel dunque ce lo dobbiamo giocare bene, e l'unico modo per giocarselo è la soluzione finale del problema geopolitico, il vecchio problema della crisi di accumulazione del capitale, si chiama guerra e si chiamerebbe, e io mi vergogno e scongiuro questa parola, guerra mondiale, tende a far nascere la popolazione originaria, far ripartire il vecchio motore antico, e sarebbe il grande trucco dell'Europa, delle banche private che sembrano gestire una moneta che non appartiene alla gente, moneta che indebita e crea un debito pubblico artificiale, perché sempre da debito si parte, e la gente poi ci casca, è ovvio che ci casca, perché la gente che non crede alle sette ma ce l'ha sotto casa, poi c'è paura e non dice che ci stanno, ma lo sa, perché la cignola, la gente lo sa quello che succede. La gente che si beve che lo Stato è come l'amico di famiglia, e è il vicino da porta accanto che si indebita e fa i buffi, e non capisce che la Germania nazista ha costruito il suo micro impero folle, anche quello, semplicemente mettendo moneta, senza indebitarsi, perché la moneta può essere anche, come vi verrà detto fra poco, lo strumento messo a disposizione della gente per scambiare i valori reali senza creare dinamiche di potere economico diverse. Bene, in tutto questo quadro, parlando di tutte queste cose, noi abbiamo una sola chance, e mi rivolgo a lui, a cui ho parlato prima, mi rivolgo a chi ha parlato, ha fatto le relazioni, e ha parlato poi dopo di democrazia diretta. Occorre riunire e fondere valori. Se loro sono una stessa cosa complessa, tanti tentacoli quanto sono le massonerie, e parliamo anche di Chiesa, di Ordine delle Cavaliere di Malta, di quello, tutto quello che è l'elenco lungo di queste realtà occulte, se loro sono unificati in un progetto mondiale strutturato,
culturale studiato a tavolino è oggetto di scambio tra esperti politici, governi, geopolitici, economisti e giornalisti. Perché Bilderberg sono sempre stati quei giornalisti, indovinate un po' perché, mica per i Fellini, perché era tutto segreto che dicevano, ma che facevano parte banalmente del progetto disinformante, no? Era un particolare importantissimo clavicembalo. Veltroni ci è andato da direttore dell'unità, non da politico. Ora, ci si è andato, no, Veltroni non si sa, perché l'ha smentito, le foto non l'ho viste, ma certo ci è andato che è stato oggetto del recente finimento. Bene, di fronte a tutto questo scenario ci abbiamo solo una possibilità. È un cambio di guardia. Federalismo, una formula. Democrazia diretta, un'altra formula. Democrazia, un valore tendenziale mai realizzato. Ma se non ripartiamo noi dalla capacità di formare e informare, ora che ci abbiamo un casetto concreto che arriva fino a Bruxelles, perché ci arriva, tiene lo schema logico, è difficile buttarlo giù, potranno far finta di non fare indagini, ma non di persone coinvolte, quello che facevano si sente e quello che hanno fatto per bloccarlo si è visto. Se non lo facciamo adesso, questa far passare nella collettività l'idea che c'è un potere forte che si scambia i ruoli ma che accomuna. Se non spernacchiamo, con tanto di pernacchia la napoletana, che abbiamo bisogno di un milione per poterla fare, se non spernacchiamo D'Alema, che dice che la casta non esiste, D'Alema, che dice che Monti è la grande risposta tecnocratica e logica ai problemi del paese, e chi racconta che fa la manovra dei 35 miliardi di serva quando si ha un debito pubblico che è 100 volte tanto, non siamo all'altezza né delle nostre conoscenze né della nostra capacità intellettuale né sappiamo progettare ciò che deriva dalla nostra analisi. Ed ecco perché io, passato alla verità storico-politica portandomi appresso il metodo dell'attività giudiziaria, ho deciso di fare politica. Alcuni direbbero scendere in campo, mi vergognerei, il campo della politica non mi riguarda la parola politica. Siamo un vivo, loro stanno alla fine del progetto ordito e stanno per realizzarlo o si stanno per incartare perché troppe sono le difficoltà di gestione, non sopravvalutate la potenza di tutto quello che hanno messo in campo. Noi abbiamo la coscienza critica, un quadro generale, la possibilità di portare un discorso concreto. La gente che comincia a parlare in macelleria del Bilderberg, forse dirò là, qualcuno dice, ma è vero che sono questi che c'hanno i soldi che ci stanno a fotte? E ci abbiamo la possibilità da niente, che è la capacità di prevedere quello che accadrà. Se no non avrei fatto la cosa che nessuno avrebbe fatto al posto mio, di dire succederanno cose eclatanti, le date del febbraio-marzo 2012, state pronti. Perché un po' di intuito, un po' di meccanismi, un po' di rischio, ho passato pure io. Ma certo, ora che cadrà verticalmente quello che cadrà verticalmente, o non cadrà impoverendo il livello di massa la nostra società, ma non ce la faranno a mantenere questo livello strisciante dell'altro tempo, non succederà quello che è successo nel 1930 in Europa. Per quanto assurdo possa sembrare, 30 anni di disinformazione, 30 anni di riduzione delle coscienze, nel momento in cui la gente saprà che crolla il sistema economico, ma che per 30 anni, 40 anni, 50 anni hanno costruito le loro ricchezze formali, fottendoli, e gli ruberanno le case, i beni, non chiederanno una risposta autoritaria a loro. Chiederanno, e sì, c'è una ragione di prendersi a schiaffoni a noi, una risposta politica globale. Noi ci abbiamo sulle spalle, cari ragazzi miei, la responsabilità del terzo millennio, per merito vostro, merito relativo anche mio, merito di chi pensa che il mondo vada progettato, anzi controprogettato, di fronte a questa ignominia del globale, non per unire fratelli, ma per rinforzare poteri forti, della fratellanza utilizzata per creare consorterie e per schiavizzare donne, bambini. No, noi cerchiamo questa usina a niente. I nostri valori cristiani e sociali fondati sul rispetto ci portano al concetto di fratelli e sorelle. Noi abbiamo partorito San Francesco d'Assisi, mistico sì, ma pure uno tozzo sul piano della teoria della gente. Ci dobbiamo riconoscere, come diceva il nostro simpatico relatore sulla democrazia diretta, dobbiamo superare
derive ideologiche, dobbiamo superare il concetto di sinistra, di destra, dobbiamo rifondare il pensiero socio-economico al terzo millennio e ci sarà una relazione su questo, dobbiamo dare un'alternativa alla gente. Se non lo facciamo noi, con il distinguo sulla piazza violenta suscitato da loro, se non ci sporchiamo le mani con rigore morale, intellettuale e politico che abbiamo costruito anche col 68, ragazzi, perché nel 68 il giornale Il Messaggero venne chiamato il menzognero, perché Gadder, che ha detto le cose più acute sul piano politico e intellettuale di quell'epoca, era perché noi, lui siamo la saldatura di tre generazioni e ci abbiamo, noi sì, come loro, 40 anni di storia. E allora, se ci abbiamo tutto questo, ma perché dobbiamo andarci a rinchiudere in quattro kibbutz agricoli di alternativi, che è la risposta che ha distrutto insieme alla droga di massa e tutto il resto del movimento degli anni 80-90, o perché dobbiamo subire le provocazioni violente e terroriste dello Stato? Guardate, io dico Stato, sono un magistrato, sono uno che crede profondamente alla legalità e conosce molto meglio di voi, scusate se lo dico, i grandi meriti della nostra Costituzione, tolta la parte che riguarda la forma di governo. E dobbiamo star zitti di fronte a quello che succede. Ma come? Fra noi, o col paese. A Firenze, un folle legato a casa Marano, legato a un particolare mondo, con particolari esperienze esoteriche, ammazza due nigeriani così, a Liegi succede molto di peggio sparando nella folla, pochi mesi fa in Norvegia un altro folle legato, ma questo qui proprio massone pesante, folle e disorientato, butta bombe che fanno strage di poveri innocenti, a Teramo danno fuoco alle macchine dei magistrati, a Teramo danno e cercano di entrare dentro casa di magistrati, persino i massoni bianchi buoni, qualche collega, stanno assurdo a fare il sit-in per difenderli, a Teramo danno fuoco alla macchina a un editore teramano di un gruppo Free Press. E tutto questo non lo denunciamo noi. Io ho denunciato, grazie a Forza Nuova, con la quale non condivido lo spirito cattolico di Severiano, con la quale non posso condividere alcune spinte troppo lineari rispetto alla tematica dell'immigrazione, perché la questione dell'immigrazione è più complessa, che ha ciascuno le sue terre secondo il progetto di Dio, ma con la quale io dialogo oggi dicendo: siete fratelli, siete con noi, abbiamo possibilità di ampliarci. Se abbiamo gente che ha l'esperienza di sinistra, gente di destra, la parola sinistra e destra non hanno più senso. Bene, io mi auguro che voi capiate quanto io predico su questa cosa in buona fede. Non sono né un sollevatore di popoli, né un populista, né un condottiero gratuito. Un po' condottiero, cioè profondamente normale quello che sta facendo, mi sento. Dovremmo avere molta umiltà, perché la democrazia diretta e la coscienza vanno costruite insieme e bisogna anche ricevere. Ma certo, se non facciamo quello che io penso si debba fare, e mi prendo la responsabilità della storia di dirlo, ma non è, sto scherzando, vedo in giro lo scuro, se non facciamo quello che si pensiamo fare, manco noi, quelli avranno in mano un mondo di schiavi, e la previsione di Metropolis l'avranno realizzata grazie alla nostra connivenza da mancanza di coraggio politico. E mo c'è il dibattito, chi è che vuole... La Chiesa è organica e vittima e è parte di responsabile delle gravi di questo processo. Ma le cose sono veramente tanto complicate. A meno che non facciamo parlare qui, facciamo il dibattito finale su questo due... Solo a questa cosa, ma le cose sono veramente tanto complicate che il primo cuore del progetto mondialista è lo scisma alla distruzione della Chiesa. Ridotto a strumento, e cioè chi sulla base di un'analisi del ruolo deviato della Chiesa pensa che il nemico principale sia la Chiesa, sbaglia, perché la Chiesa è uno dei pezzi di questa storia, una parte purtroppo ormai cospicua. La Chiesa è l'Opus Dei anche, la Chiesa è l'infiltrazione massonica pure, la Chiesa è quello che voi, che viene detto come fatto individuale, però in realtà è un fatto troppo diffuso da essere anche quello che è in modo individuale,
Ma certo, l'attacco all'orcio non è giusto. Facciamo un dibattito finale. Chi crede nei valori cristiani pensa che vi sia una rappresentazione universale della Chiesa, non è utile. Certo, è più semplice dal punto di vista mio, te lo devo chiedere tutto, dire che il progetto mondialista della Chiesa è uscito fuori, il mondialista occidentale, dal concilio non dal concilio, da un consesso particolare che ha la funzione di studio e di analisi di proposta politica, in cui si mette il progetto mondiale, indica che la Chiesa ufficialmente è allineata con il grande progetto. Scusate, quindi a questo punto parlare di Chiesa significa parlare di uno dei frammenti di questo grande progetto, dobbiamo battere di parte del loro passo.